Buonasera, siete collegati con la redazione giornalistica per un breve aggiornamento. Dunque, si è tenuto il 1 settembre scorso alle ore 18 in Piazza Ferretto a Mestre una grande manifestazione con tutti i comitati e associazioni per la difesa del territorio del veneziano contro il Patto di Tessera. Dunque, c'eravamo anche noi di Pineta Oggi TV Online, vediamo tutti i nostri servizi. Quadrante di Tessera, facendo convergere attorno all'aeroporto, debitamente raddoppiato, oltre ai campi sportivi, alberghi, centri commerciali, la ferrovia ad alta velocità, la metropolitana sublagunare, eccetera. Questo mega progetto speculativo è miseramente fallito a causa della ferma volontà del CONI di privilegiare la città di Roma. Ciò nonostante, per il Comitato Venezia 2020 sono state piogge non particolarmente violente, gran parte della città va spesso sott'acqua con gravi danni per le persone e le cose. Nelle ultime alluvioni la zona di Tessera è stata tra quelle maggiormente allagate. Per questo motivo si devono aumentare nel nostro territorio le aree verdi. E ci siamo associati appunto a questo no pat perché in realtà dopo 30 anni che andiamo sotto, dopo aver verificato che bene o male oramai lavori per mettere in sicurezza il territorio non ce ne sono, perché è stato fatto quel 20%, ma in realtà andremo sotto ancora, ci stiamo più concentrando su quello che è la devastazione che continua e che continuerà e che ci farà andare sotto molto più velocemente. Pertanto ci siamo messi in associazione con questi del NOPAT perché siamo convinti che ciò che succederà nei prossimi tempi sarà molto molto peggio di quello che in 30 anni abbiamo subito. E l'abbiamo visto con il 2006, che siamo andati sotto a 40 centimetri in pochi minuti, dove poi nel 2007 siamo andati sotto a 1 metro. Adesso vediamo che con tutte queste previste urbanizzazioni, cementificazioni, va bene, noi saremo letteralmente non sommersi, moriremo. Ed ecco qui la mia miss, che io sono pronto con maschera e pinne, perché solo così potremo salvarci. Ecco perché noi aderiamo a queste associazioni, ambientalisti, no cemento, non altre cose, perché mi sembra che in comune, va bene qui di Venezia, si possa cominciare a rispettare il cittadino. Rispettare il cittadino, e per questo noi andremo diciamo a Bruxelles per chiedere i nostri diritti di non essere allagati, di non essere invasi dalla fogna. E dove non eravamo nel 1950, quando la mia casa è stata fatta, non siamo andati sotto neanche quando c'è stata l'alluvione. Adesso ci troviamo che una minima acquazzone, ci troviamo con la fogna in casa. Noi siamo qui per vedere le mille competenze, come le chiamo io, e le zero responsabilità, cosa stanno facendo, cosa stanno combinando, per chi stanno lavorando, non per i cittadini. Vogliamo sapere cosa c'è sotto. Noi non vogliamo più andare sott'acqua. Grazie a tutti. Grazie a voi. Parliamo anche Michele Eduardo, dunque la domanda è questa: dopo 2 anni di lavoro commissariale per la messa in sicurezza idrica del territorio, si è detto basta le cementificazioni, adesso cosa sta succedendo? Succede che il piano di assetto del territorio che il Comune di Venezia vorrebbe approvare è un piano di allagamento del territorio. Prevede 382 ettari di nuova edificazione, cioè cementificazione, cioè impermeabilizzazione. Tutto questo è assurdo. E loro dicono che c'è l'invarianza idraulica e non è vero, perché già questo è una bugia. Ma poi ci fosse anche l'invarianza idraulica, ci sono gli allagamenti in questo momento a Mestre, quindi bisogna migliorare la situazione, non bloccarla qual è. Dobbiamo bloccare questo piano, almeno bloccare questo piano di assetto del territorio, dobbiamo fare in maniera che il comune ritorni sui suoi passi e che il sindaco discuta veramente con i cittadini e non faccia finta di averlo fatto, perché loro presentano il piano e poi quando i cittadini portano i loro interessi e i loro dati se ne vanno, neanche ci ascoltano. Ecco, secondo lei la stampa è presente a questo problema?
Beh, si comincia a svegliare qualcosa fra il Gazzettino sulla nuova, ma non in maniera sufficiente. Sono disattenti al cuore dei problemi. Si discute di più di una cosa, un'interpellanza qualsiasi di un qualsiasi consigliere, che non di queste che sono le scelte strategiche per i prossimi 30 anni della città. Ecco, ricordiamo un vostro sito internet, un riferimento. Beh, per esempio il sito dell'Eco Istituto, dove ci sono i video che spiegano molto bene la questione, è www.ecoistitutolinettaitalia.org. Grazie Michele Boato, molto gentile. Mettere le mani sui contributi dell'Comunità Europea. Non hanno remore a procedere usando anche dati fasulli e procedure illegittime. Non hanno un briciolo di autorevolezza, non avendo più un'etica su cui fondarla. E allora ricorrono all'autoritarismo, al monopolio della violenza autorizzata e vigliacca. Manganelli in mano a uomini che non hanno piena coscienza del contendere e di cui non è dato conoscere l'identità. Ecco, incontriamo anche Marcella Corò, ecco, che rappresenta un po' un punto di incontro di tutte le situazioni, comitati, associazioni, allagamenti, passante, inceneritori, inceneritori, ecco. TAV. Ecco, possiamo ricordare quindi questa tua mansione, cosa rappresenti e come sei organizzata? Ma diciamo che questo, buonasera a tutti intanto, diciamo che questo diventare un punto di riferimento è stato un po' inevitabile, nel senso che ho cercato di allargare il più possibile la rete delle persone, dei comitati con cui mi incontro. E in fondo il problema è questo, cioè c'è un unico problema, l'attacco al territorio, che siano gli inceneritori, che sia il treno ad alta velocità, che sia il Tessera City, quindi una grossa cementificazione, centri commerciali, eccetera, è un'unica aggressione del suolo, aggressione alla nostra qualità della vita, e quindi ci dobbiamo coordinare, perché il fine è uno solo. Qui siamo per il PAT, questo piano di assassinio del territorio, non di assetto del territorio, fatto senza informare la gente, favorendo certi interessi e non la tutela dei beni collettivi, senza informare la gente, ripeto, è una cosa spaventosa, cosa che avviene costantemente quando c'è qualsiasi infrastruttura, qualsiasi progetto, e quindi è giusto che la gente, cerchiamo di dare informazione alla gente, perché solo la gente informata è anche la gente che poi si mobilita, la gente che risponde, che dovrebbe andare dai propri consiglieri, dal proprio sindaco a chiedere conto di quello che sta avvenendo, di che cosa sta facendo. Ecco, quindi è una cosa doverosa, è una cosa indispensabile, perché ci stanno minando proprio le basi del futuro, diciamo, no? La qualità dell'acqua, la qualità dell'aria, la difesa del suolo prezioso, no? Perché fonte di cibo. Quindi dobbiamo intervenire. Se abbiamo una qualche preoccupazione per i nostri figli, per i nostri nipoti, dobbiamo muoverci noi adesso, ora, subito, perché le cose stanno precipitando. Grazie Marcella Corò, buon lavoro naturalmente. Grazie. Polvere di grano. E cadde, impietosa, pioggia, parole acuminate, puntali di frecce, pronte alla battaglia, ad ergersi come fiori, protesi a chiedere l'ultima volontà. Terra madre, costruite certezze, nella foschia che avanza, grano, ora polvere, nel cemento in pasta, un pane che non mangeremo. Ho perso stelle stanotte, a rivedere il cielo stinto, collante inchiostro, del teschio incastonato nella terra, come diamante, brilla di luce falsa nel riverbero della sera che viene a trebbiare. Il grano di giugno ai papaveri tesi dalle dita del vento, fino a perdere corolle fagocitate dal niente. Ho perso stelle stanotte, dentro spazi senza nome, cadevano senza lamento a nord-est. Giù, lungo il fossato, privo d'erba, ora a ridosso di una stella enorme, di un'insegna al neon. Grazie. Identità.
E il volto scuro si fece falce, camuffata da fili d'erba, annidata dentro la terra, pronta a ghermire, a risucchiare, all'interno delle viscere come gorgo letale, la superficie di un'apparente calma piatta e silente. Avanza il decomposto stare delle cose, instabile materia, a ricrearsi, in molecole di impasti grigi. Il nido delle aquile d'acciaio ricompone le ali. In sequenza, altre partono e arrivano nell'immoto, dove aquiloni di cera brillano come astri di ghiaccio. Grazie.